Ganzaria, che leggiamo. Allora, 8 maggio 2016, signor Presidente, nell'ambito di questa importante giornata in cui nella splendida cornice di Villa Aldobrandini in Roma verranno consegnati i premi della terza edizione del concorso nazionale Eleggi l'albero dell'anno 2015, promosso dall'Associazione Culturale Ade Amici degli Alberi che ella presiede, desidero innanzitutto esprimerle, unitamente all'assessore all'ambiente, dottor Francesco Scarfia, il più vivo compiacimento di questa amministrazione comunale e della cittadinanza sanmichelese tutta per il prestigioso premio della critica che la giuria tecnica del suddetto concorso ha voluto conferire alla sughera secolare custodita lungo i sentieri della montagna Ganzaria su proposta del nostro concittadino professor Michele Janizzotto, quest'oggi presente tra voi. Ecco, un applauso. Più autorevole rappresentante di questa comunità. Signor Presidente, il riconoscimento che oggi lei conferirà al professor Janizzotto giunge a coronamento di un lungo, articolato e complesso percorso che, insieme ai nostri concittadini e a tutte le istituzioni locali preposte, continuerà a vederci anche in futuro fortemente impegnati sul fronte della tutela e della valorizzazione del nostro territorio e della straordinaria biodiversità, soprattutto vegetale, che lo contraddistingue dal momento che in montagna Ganzaria, oltre agli imponenti esemplari di sughere che già avete avuto modo di conoscere e apprezzare, trovano il loro habitat ideale, tra l'altro, oltre 40 diverse specie di orchidee spontanee, insieme a moltissime altre essenze tipiche della macchia mediterranea, studiate e analizzate con encomiabile afflato ed estremo rigore scientifico divulgativo dal professor Michele Janizzotto, cui esprimiamo un forte applauso per l'impegno profuso con ogni mezzo per far conoscere a un pubblico quanto più vasto le eccellenze naturalistiche di cui la nostra terra è riccamente feconda. Un applauso, ancora un altro applauso, mi sembra anche abbastanza. Molte grazie anche a lei, signor Presidente, da quanti l'hanno coadiuvata in questo affascinante viaggio. A questo punto chiamerei anche Paolo Porzelli. Facciamogli un applauso. Brillantissimo, lei sarà appunto, diciamo, il giudice tecnico, nel senso che insieme appunto si è occupata di controllare che i voti fossero la regolarità, diciamo, del concorso. Quindi grazie, signor Presidente, quanti l'hanno coadiuvata in questo affascinante viaggio, allo stesso tempo virtuale e reale, like dopo like, perché proprio grazie alla vostra intuizione, alla vostra generosa passione, oggi non solo le singole comunità locali lì rappresentate meriteranno ciascuna il premio loro assegnato, ma l'Italia tutta ha davanti a sé una preziosa occasione per prendere maggiore consapevolezza dell'inestimabile patrimonio paesaggistico, storico e culturale che i nostri padri ci hanno lasciato in eredità e che forse noi non abbiamo ancora completamente saputo comprendere e mettere a frutto. Ci rammarichiamo di non poter essere lì tra voi, ma poiché abbiamo in programma di celebrare anche noi la nostra prima festa degli Amici degli Alberi ai piedi della sughera, premiata entro il mese di maggio, estendiamo a tutti un cordiale invito a partecipare, rivolgendoci in particolare a lei, Presidente Palumbo, poiché la sua presenza sarebbe per tutti noi un grande onore e uno straordinario piacere. Nell'esprimermi ancora sentimenti di viva gratitudine e riconoscenza, rivolgiamo a tutti gli Amici degli Alberi i migliori saluti, insieme con gli auguri di sempre maggiori successi. Grazie, grazie. Molto più sintetica, tipica dei trentini. Ok, grazie. Grazie un grazie quindi al sindaco dottor Giovanni Petta. Spero, diciamo, di essere presente il 29 alla festa, cercherò di fare in tutti i modi per esserci. E invece appunto l'albero che ha vinto il concorso, appunto abbiamo detto gli alberi che sono stati due, tre vincitori, il concorso Eleggi l'albero dell'anno, il noce di Gles. Abbiamo invece una lettera da parte del sindaco di Gles, Ruggero Mucchi, che ringraziamo. E la lettera dice questo: oggetto premio albero dell'anno 2015, nel ringraziare il signor Sergio Di Pietro Martinelli, un applauso per Pietro Martinelli, che è stato veramente il, tra l'altro una cosa importante da dire è che nel momento, diciamo, del sorteggio che sarà fatto a Villa Paganini, c'è stata una sorta, diciamo, di premonizione, cioè, Sergio Di Pietro ha detto, dice, vedrete che vincerà il noce di Gles, ma come il noce di Gles? Invece è riuscito con la sua forza e veramente la sua determinazione a prendere